della ricerca, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive. Il decreto legge 44 del 23 prevederebbe la soppressione dell'ANPAL e il contestuale trasferimento delle risorse umane al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Noi siamo comparto ricerca e vogliamo difendere la ricerca pubblica non può e l'autonomia della ricerca pubblica. Quindi, una fase di riorganizzazione sicuramente, cioè noi abbiamo anche soppresso ho soppresso l'Agenzia della Coesione internalizzando all'interno del Dipartimento. Ma noi siamo di comparto ricerca. Con calma arrivo. E quindi diciamo, mi sembra che ci sia stata una valutazione che non ha creato difficoltà con nessuno. Nella collocazione delle persone si farà una valutazione specifica in funzione delle competenze, questo è chiaro. Allora, noi siamo della ricerca e vogliamo rimanere nel comparto ricerca perché dobbiamo difendere le nostre. Parlerò con i ministri Calderone e Bernini riportando. L'autonomia della ricerca non può esserci autonomia. Noi proveniamo dall'INAP, che è un ente pubblico di ricerca scientifica, e vogliamo difendere la nostra provenienza e la nostra identità di ricercatori e ricercatrici. Ne parlerò con i ministri Calderone e Bernini e sicuramente vi daremo delle risposte. Sarebbe un precedente pericoloso, unico. Non è mai successo finora questo precedente, che la ricerca vada a finire dentro un ministero. Esatto. Va bene. Quindi ricercatori vogliamo rimanere e difendiamo la ricerca pubblica. Ne parleremo sicuramente. Va bene, la ringraziamo. Grazie. Perché noi siamo tutti ricercatrici e ricercatori dell'ANPA, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, e il prossimo decreto legge 44 del 23 prevederebbe la soppressione dell'Agenzia con il conseguente trasferimento di tutte le risorse umane al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Noi siamo ricercatori e ricercatrici, siamo del comparto ricerca e vogliamo difendere la nostra identità e l'autonomia della ricerca pubblica. Siamo venuti qui per chiedere questo. Noi non possiamo essere trasferiti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per questi motivi. Quindi noi vogliamo essere e rimanere ricercatori e continuare a fare ricerca pubblica e libera, quindi autonoma. Nel momento in cui la ricerca venisse trasferita al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non si parlerebbe più di ricerca pubblica e libera, quindi questo costituisce un attacco alla ricerca pubblica e un precedente molto pericoloso per le nostre istituzioni. Il ministro Fitto che cosa le ha detto? Il ministro Fitto ha parlato di riorganizzazione dell'ANPAL, ha parlato anche di un altro ente che è stato soppresso, l'Agenzia per la Coesione Territoriale, ma le abbiamo fatto presente che non ha ricercatori, quindi non è un precedente come il nostro. E quindi ha detto che salvaguarderà le professionalità e che ne parlerà con i ministri competenti, tra cui la ministra Calderone, la ministra del Ministero del Lavoro. Voi volete un incontro con la Calderone? Certamente vorremmo un incontro per chiarire meglio tutte queste questioni, ma abbiamo già comunque in corso un dialogo con le istituzioni, ma già da tempo. Soltanto ieri abbiamo saputo che l'agenzia sarebbe definitivamente in soppressione. Faremo una serie di presidi al Ministero del Lavoro, la sede di Via Veneto, il 24 maggio a partire dalle ore 10.